Ciao a tutti gli amici, siamo qui per dirvi il meteo fino al 10 di dicembre ed il 1 di dicembre inizia l'inverno climatico, non quello astronomico. Bravissima Elisa, vi ha ricordato, attenzione, l'inverno dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista del comportamento, le temperature, i venti, i fenomeni, l'inverno inizia ufficialmente dal punto di vista climatico il 1 dicembre. Qualche assaggio d'inverno del resto già l'abbiamo avuto qualche giorno fa, no? Sì. E quindi è normale che ancora ci possa dal 1 dicembre questi eventi climatici invernali diventino via via più frequenti. Allora andiamo con noi. Piove? Ma sì, pioverà quasi tutti i giorni, eccetto 3-4 giorni, 3 fasi piovose fino al 10 di dicembre, ora al centro nord, ora al centro sud, e fatto sta che pioverà direi molti giorni. Per fortuna non sono previste piogge abbondanti, quindi dal punto di vista del rischio di eventi, meno male, eventi estremi, ecco appunto, mi sembra che non ci siano rischi. Nevicherà, qualche spruzzata sulle Alpi di confine, ma sembra che fino al 10 dicembre la grande nevicata, quella che apporti ancora più neve sulle Alpi, magari qualche fiocco di neve anche un po' in pianura, Timeone, penso di no, purtroppo. E le temperature invece? Le temperature si abbasseranno? Brava, ancora. L'avevi previsto, ma tu hai il tallo facile. Purtroppo sì. Dunque, le temperature dal 29-30 di novembre tenderanno a scendere, al nord già fa freddo, farà più freddo, al centro farà freddino, al sud se la caveranno così così, nel senso che saranno al limite tra il freddo e temperature sopportabili. Abbiamo finito? Abbiamo finito, grazie. Vamos a tutti. Ciao. A voi.